Onorevole Molteni, che cosa è successo a Cantù con il ministro Chienge? Non è successo nulla di quello che è stato raccontato sui giornali. Io credo che sia stato il frutto di una strumentalizzazione oppure un equivoco grande come una casa. I due consiglieri comunali della Lega hanno abbandonato i lavori del Consiglio Comunale, ma non hanno abbandonato l'aula e hanno ascoltato l'intervento del Ministro Chienge. Si sono allontanati per un motivo semplice, non come segno di protesta o di contestazione nei confronti del Ministro, ma come segno di protesta nei confronti dell'amministrazione che non ha concesso ai consiglieri comunali, nella sede del Consiglio Comunale, che è la casa della democrazia e del dibattito comunale, la possibilità di poter interloquire e di potersi confrontare col Ministro. Il Ministro si è sempre detta disponibile a un confronto, quello poteva essere un'occasione per avere un confronto su posizioni diametralmente opposte, che la Lega abbia delle posizioni in materia di immigrazione, accoglienza, cittadinanza, ius soli, reato di immigrazione clandestina, legge sulla Bossi-Fini, totalmente diverso rispetto al Ministro, assolutamente pacifico e consolidato, lo sa il Ministro, quella era un'occasione di confronto e di esercizio ampio della democrazia. Ai due consiglieri comunali della Lega non è stata concessa questa opportunità da parte, ripeto, dell'amministrazione comunale e quindi si sono allontanati in segno di protesta nei confronti dell'amministrazione comunale. Voglio sottolineare che nei confronti del Ministro non vi è stata nessuna forma di contestazione, protesta, non sono stati mossi insulti, accuse o dileggi vari, però crediamo che la Lega avesse il totale diritto di poter dare il benvenuto al Ministro, sottolineando però una diversità totale di posizioni. Il Ministro stesso ieri ha sottolineato che la sacralità del dibattito e del confronto è sacra, va appunto mantenuta. Non mi è piaciuta oggi la dichiarazione del Ministro in cui, con riferimento ai fatti ieri di Cantù, parla di sceneggiata. Non vi è stata nessuna sceneggiata, ma semplicemente una richiesta di confronto e di rispetto da parte della Lega e dei suoi consiglieri.